Ciao, sono Carmi Special e questo è un episodio del mio Fanta Cartoon. Si tratta di una serie in collaborazione con Luca De Meo Arts, un bravissimo artista che grazie al suo talento vi illustrerà le mie buffe idee sul fantacalcio. A tal proposito, siamo indecisi su quale logo utilizzare, potrai sceglierlo tu in un modo che ti spiegherò a fine video. Oggi vi parlo di ciò che può aiutare un fantallenatore a migliorare il proprio rendimento. Oltre alla fortuna, infatti, c'è un ingrediente importantissimo che aiuta molti fantallenatori: la conoscenza e lo studio dei calciatori. Ci sono due modi per affrontare tale studio. Il più usato è l'analisi delle statistiche dei giocatori, metodo molto utile per studiare il rendimento passato di un calciatore. Non a caso, il sottoscritto vi porta spesso, dopo tante ore di lavoro, analisi di questo genere. Ma c'è un metodo più efficace che aiuta e prevede il rendimento futuro del giocatore: guardare attentamente le partite. Lo so, vi aspettavate chissà cosa, ma vi assicuro che l'attenzione di un fantallenatore durante le partite è direttamente proporzionale alla crescita della sua esperienza al fantacalcio. Infatti, ogni qualvolta non seguiamo una partita o non mostriamo la giusta concentrazione, ci stiamo perdendo tante informazioni utili. Per vostra fortuna, in ogni caso, ci sarà il buon Carmi a raccogliere queste informazioni e a tenervi sempre aggiornati. Ma voi, mi raccomando, fate sempre i compiti a casa. Prima di concludere, volevo ringraziare il buon Luca De Meo Arts per la collaborazione. Potrete contattarlo per commissioni di qualsiasi genere su Fiverr o Instagram. Ringrazio anche tutti i tippers che sostengono questo progetto. Infatti, la serie potrà proseguire solo grazie a voi. Inoltre, su Tipeee potrete anche votare il logo di questa serie, che spero sia di vostro gradimento. In tal caso, basta un like ed un commento per manifestare la vostra opinione. Un abbraccio da Carmi Special.